Vi racconto la storia di un uomo vittima di mafia, Peppino Impastato. Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo sulla sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto, si è suicidato. No, non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto. Vuoi abbandonare la politica e la vita. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e saltinara sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano, o come l'editore Fertinelli che saltinara su tralicci dell'Enel. Tutti suicidi. Ecco cosa leggeremo domani sui giornali, ecco cosa vedremo alla televisione. Anzi, non leggeremo proprio niente, perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso più importante: il ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ucciso come un cane dalle Brigate Rosse. Di questo piccolo siciliano di provincia. Ma chi se ne fotte di questo Peppino Impastato? Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto. Tanto si sa come andare a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso. Quella che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali. Voi non andateci. E diciamo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo! Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci piace, perché ci identifica. Noi siamo la mafia! E tu, Peppino, tu non sei stato altro che un povero illuso! Tu sei stato un ingenuo, tu sei stato un nudo, un miscato, un niente!